Per la seconda sfida del torneo, Karol Wojtyla, prima giornata di incontri, si affrontano la Lazio e la selezione della Lega Nazionale Dilettanti, rappresentativa CR Lazio. Parte meglio la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti, che ha la grande occasione di portarsi in vantaggio al decimo minuto, ma è bravissimo De Angelis in uscita a chiudere lo specchio a Copponi. La Lazio si riorganizza e prova a rendersi pericolosa qualche istante più tardi. Qui il cross dalla destra da parte di Silvagni, lo stacco di Steri a centro area, parata senza problemi da parte dell'estremo difensore ospite Zolla. Ancora Lazio pericolosa qui nel finale del primo tempo. Il pallone, dopo un'azione manovrata, arriva a Steri, che punta l'avversario, sposta la sfera, il tiro di destro sorprende l'estremo difensore della Lega Nazionale Dilettanti e palla in rete per il gol che vale il momentaneo 1-0 al minuto numero 39 del primo tempo. Lazio nella parte finale della prima frazione di gioco, anche l'occasione di portarsi sul 2-0 con Manoni, il cui colpo di testa però termina alto. Ad inizio ripresa ancora Lazio in avanti, qui il tocco da parte di Silvagni che libera Palombi, il tiro di sinistro dall'interno dell'area di rigore vale il 2-0 in favore della Lazio, che così al quinto minuto del secondo tempo conduce con il doppio vantaggio. La Lega Nazionale Dilettanti non sta però a guardare, trova il gol che accorcia le distanze con il numero 7 Gabrielli al 33esimo del secondo tempo, gara quindi riaperta dalla formazione allenata da Maurizio Rossi, con ancora 12 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Lazio nel finale ha la possibilità di triplicare le proprie marcature con il neo entrato della formazione biancoceleste Collarino. Qui non riesce il pallonetto su Zolla in uscita, nulla di fatto, ma all'ultimo minuto di gioco, il primo di recupero, la Lega Nazionale Dilettanti ha l'occasione di pareggiare l'incontro. Qui il colpo di testa, la grandissima parata da parte di De Angelis, che nega la gioia del gol alla formazione di Rossi, ed è questa anche l'ultima emozione del match prima del fischio finale. Lazio batte rappresentativa LND 2-1.